Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro topo della settimana numero 3441 e per andare ad unboxare anche il piccolo mazzetto di carte che penso sia a metà, comunque andremo a vederlo bene dopo, che viene in allegato col topo. Prima di iniziare, come sempre, qualche rapida premessa: la prima è di iscrivervi al nostro canale per aiutarci ad raggiungere un obiettivo che ormai sta svanendo nell'ombra del 2021, che sta finendo appunto, di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno, che però ormai diventa molto difficile. Comunque vi raccomandiamo comunque di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video, dato che la nostra programmazione è più che mai saltata ed eventuale e quindi siamo un po' imprecisi, perdonateci, con la programmazione, con il postare video. Ne abbiamo un sacco di idee, solo che non ci decidiamo bene quando pubblicarle, quindi ecco, comunque saremo più attenti, ecco. Oltre a questo, fate un salto in descrizione dove trovate molti link utili per la nostra community, c'è Telegram, c'è Twitch, ci sono un sacco di altre, c'è Discord e un sacco di altre cose ancora. E vi ricordo anche di lasciarmi un commento qua sotto alla fine del video con la vostra storia preferita. Ora possiamo passare alle storie del top. Paperi in piga fetta oltre i confini del mondo, capitolo 1, vento. Calisota, social media, Paperina e l'oleata inusitata. Grosso guai a Paperopoli, episodio 1. Paperino, pastore cittadino. Foglie rosse, interludio, episodio 1 e 2. La storia migliore della settimana è andata a grosso guai a Paperopoli, per quanto mi riguardava. Molto tirato il premio tra le tre storie più in vista del topo, un po' più, diciamo, sponsorizzate, un po' più in vista nel corso delle ultime settimane, ossia Paperi in piga fetta e Foglie rosse, che non è stato fatto notare troppo, però comunque quando c'è Foglie rosse è un titolo altisonante di suo. Comunque ha vinto il premio grosso guai Paperopoli, che lasciamo per ultimo. Andiamo invece alla bellissima apertura di questa nuova piccola saga ad opera di Pietro Zemmello e Paolo Mottura, che è appunto Paperi in piga fetta oltre i confini del mondo. Avevo vagamente intuito che cosa fosse, comunque era stato descritto anche nelle scorse settimane, che questo viaggio parlasse, vi vado subito a snocciolare la questione, di Magellano, della storia di Magellano, ossia del suo giro del mondo. Come avevo appunto immaginato, la storia parla di Magellano, che nella storia vera e propria, non in questa storia ma nella storia reale, non ha mai completato il viaggio attorno al mondo, quindi non so se andrà così anche in questa storia. Per, come dicevo, attinenza storica dovrebbe andare così, però saremo a vedere naturalmente. Non è uno spoiler perché è una cosa risaputa, è una cosa storica, quindi non dovrebbe essere uno spoiler, credo. E appunto, oltre a Magellano, che sarà il capitano, troveremo Paperi in piga fetta. Piga fetta, come viene spiegato poi in un articolo alla fine della storia, altri non è che il braccio destro di Magellano, colui che poi ha trascritto tutto il viaggio, che poi andremo a vedere assieme magari. Piga fetta, Paperi in piga fetta ci viene presentato come il paperino che più conosciamo, in fuga dai creditori come sempre, e una mano tesa gli offre un aiuto insperato, quella del signor Juan de Bassottos, chiaro figura ispirata a nonno Bassotto, che gli offre asilo, comunque una via di fuga attraverso la nave del capitano Magellano, che qua vediamo come figura un po' torreggiante in questa tavola verticale, che appunto sta per salpare verso i più lontani confini del mondo con il suo equipaggio, tra cui vediamo anche Pico nelle vesti di Barboso, oltre a una serie di altri simpatici personaggi che poi andremo a vedere assieme. In questo primo numero ci sarà una piccola serie di disavventure che, e qua c'è uno spoiler, quindi c'è la scritta in alto come sempre, perché, e qua arriva la parte spoiler, Paperino viene a sapere dell'ammutinamento dei Bassotti durante la notte, mentre è ancora a sgurare il ponte, scopre che i Bassotti hanno intenzione di ammutinarsi contro Magellano e vogliono appunto dare la colpa a Pigafetta, perché appunto l'ultimo arrivato non è mai entrato nelle grazie di Magellano e quindi dargli la colpa sarebbe la mossa più semplice e più efficace. Non fanno in tempo a completare il discorso che uno dei marinai urla a terra che finalmente è arrivata la prima destinazione del viaggio, ossia le Americhe. Qua poi si andrà in conclusione e c'è, come avevo detto, qua si chiude la parte spoiler,
Come avevo detto, c'è un bellissimo approfondimento che spiega tutto quello che vi ho detto sul viaggio di Magellano e sul ruolo di Pigafetta, appunto, con, oltre che una serie di tratti particolari storici, un'intervista a Paolo Mottura e a Zemelo, che ha fatto da sceneggiatore, appunto. Un'ottima storia che ci ha introdotto a questo nuovo viaggio, e io, da amante del periodo storico, appunto, tra 400, tra fine 400, quando Cristoforo Colombo approdò per la prima volta in America, fino a poco dopo il 600, quindi anche con Vasco da Gama, eccetera, ho amato alla follia questo periodo di grandi viaggi intorno alla Terra. Storie di grandi avventurieri che spero di poter vedere anche quello spirito di avventura, intraprendenza e coraggio che appunto staremo per vedere nella storia di Magellano. Passiamo alla prossima, saltando ovviamente quella in mezzo. Calisota Social Media, Brigitta e l'allerta inusitata, una storia abbastanza breve che porta le firme di Giorgio Simeoni, Alessandro Sisti e Federico Franzò. Brigitta viene cacciata in malo modo dal deposito, sai che novità, e decide di affidare le sue lamentele, come molti fanno, quindi un po' un esempio negativo, ai social, lamentandosi di come Paperone sia uno scorbutico sostanzialmente, e riceve però molto dissenso, al contrario di quello che si potrebbe pensare, tranne da parte di una certa Monettina. Chissà chi sarà questa Monettina, è abbastanza semplice da intuire. Comunque dice di essere una persona molto stretta a Paperone, che lo conosce solamente per motivi professionali e appunto lo ritiene uno scorbutico al pari di pochi altri, ecco. Si potrebbe pensare immediatamente a Miss Papert, tant'è che anche Brigitta pensa a lei, alla sua amica, ma c'è un grosso ma, che lo andrete a scoprire voi leggendo. Menzione d'onore a queste belle tavole con le didascalie che assillano e incombono sopra la povera Brigitta, un effetto abbastanza interessante, ma per il resto una buona storia, non molto di più. Su questo livello si attesta anche quella creata da Marco Bosco e lo stesso Zemelo, che per qui investe di disegnatore. Paperino, pastore cittadino, vede Paperone alle prese con la collina a Mazzamotori, che è sostanzialmente un gigantesco groviglio di erba, stralci e altre cose ancora, e decide di, per risparmiare sul tagliaerba che si è rotto, logicamente, decide di prendere da una delle sue industrie, o meglio da una delle sue fattorie, pardon, non industrie, un gregge di pecore per spazzolare la collina. E chi potrà mai fare da pastore al gregge? Paperino, ovviamente, insieme a Paperoga, perché quando ci sono dei disastri da fare non possono mancare. Storia molto breve e abbastanza divertente. Passiamo all'ultima, che ho necessità di fare un riassunto veloce perché voglio concentrarmi più sulla mia opinione, su quello che ne penso, anche perché, avendo parlato a più riprese col buon Claudio Sciarrone, che è appunto l'autore di Foglie Rosse, Interludi, episodio 1 e 2, che trovate qui alla fine del topo, ho un paio di riflessioni da fare e ci saranno parecchi spoiler, quindi vi faccio sostanzialmente un sunto. I ragazzi di Foglie Rosse, quindi Tip Tap, la loro band e Phil, oltre a tutti i compagni, amici, amiconi di Phil, sono all'interno della scuola, pronti per le prove della band prima dello spettacolo. Tavola inquietantissima, grazie Claudio per il colpo, tavola inquietantissima dove ci sono tutti gli amici di Phil, o comunque i coetanei di Phil, che ricevono le informazioni da lui, e dopodiché si passa allo spettacolo, e loro vengono naturalmente portati dentro la biblioteca. Si passa allo spettacolo, dove c'è una bellissima serie di scene molto colorate, come poi è d'uso nelle storie di Foglie Rosse, colori sgargianti, tonalità molto accese, molto bella appunto, e un piccolo excursus, tant'è che è un interludio, appunto una transizione tra una storia ed un'altra, in cui fanno anche un piccolo recap che ci sta su quello che è accaduto al mondo dei piccoli abitanti dai capelli indaco. Il loro mondo è stato devastato dagli Sgarozzi, che è una razza aliena che avevamo già visto nelle scorse puntate, e raccontano appunto a tutti i membri della band che cosa è successo prima di uscire dalla biblioteca. Si recano fuori dalla scuola, parlando ancora un po'. Il bidello sembra averli, il custode sembra averli sgamati, ma in realtà è solo un grande fan della band. Mentre escono, però, c'è un grandissimo autobus
dai vetri rossi che appunto commentano, sembra quello di una rock band, è per noi per caso, solo che qui c'è il primo spoiler, perché è qualcosa che ha dato un bel guizzo, un bel twist alla storia, quindi vado a mettere di nuovo la parte spoiler. Perché appunto all'interno del furgone si trova una specie di task force o semplicemente dei militari che hanno, che hanno prelevato dentro un contenitore quelle che sembrano delle foglie rosse, dicendo che dentro la cella di contenimento appunto restano in sospensione come fossero in assenza di gravità, come foglie nel vento. Uno commenta tra le altre cose che hanno una struttura simile a quella di un trasduttore. Si prosegue all'interno della piccola casetta, comunque del box dove fanno le prove con la band, e qui c'è il twist più grosso, perché innamorati delle nozioni apprese in biblioteca, o meglio innamorati del pianeta attraverso le nozioni apprese in biblioteca, gli alieni vogliono viaggiare il mondo, e per farlo vogliono utilizzare la musica che suonano con la band, sincronizzando le onde delle vibrazioni degli strumenti con le onde della Terra, insomma una cosa un po' molto fantascientifica. Possono viaggiare nel tempo, e più che nel tempo, pardon, possono viaggiare nello spazio. C'è anche una stupenda tavola molto in stile poster di band rock, che Sharone penso sia veramente specializzato nell'usare il colore rosso e nel creare delle tavole stupende in cui sembrano appunto dei poster di una rock band o una locandina di cinema, se vogliamo, che sono appunto molto belle. E appunto detto questo si parte per il viaggio e qui si conclude la prima parte. Ora, qua si chiude la parte spoiler naturalmente, e si parte con la seconda, dove appunto, come avevo detto prima, quindi anche qua tecnicamente spoiler di nuovo, perché si riprende dove ci eravamo lasciati. Quindi famo che se non l'avete letta continua a essere spoiler. La lascerò qui in alto, ecco. E appunto, interludio, c'è una persona che corre nei corridoi di un palazzo, evidentemente, con una cartelletta e un cane che ci abbaia contro. Questo volto ho l'idea che ritornerà nelle prossime puntate, quindi io nel dubbio me lo terrei presente. Hanno analizzato quelle specie di foglie e hanno scoperto che non provengono da nessun elemento presente sulla Terra. E qui naturalmente si volta pagina e si vede tutta la capanna di fianco, con di fianco gli alberi e le foglie rosse. E di rosso, che è da sempre la tonalità più presente in questa storia, in queste storie, il portale che dovrebbe portarli in giro per il mondo. Faccio una veloce ellissi sopra un paio di tavole per mostrarvi quelle più artistiche, appunto per sottolineare il brillante lavoro di Sharone. C'è questo in cui il furgone va verso l'orizzonte, veramente bellissima questa tavola. C'è anche, oltre a quella, delle tavole in cui delle figure in ombra camminano nella penombra, appunto nel semibuio, non so come vogliate definirlo. Ed infine queste due tavole che sono stupende, davvero meravigliose. Il portale si disfa e fa vedere rapidamente quello che poi verrà fatto vedere meglio, ossia le tappe del loro viaggio nello spazio o sulla Terra, comunque nel loro viaggio sulla Terra. Qua si va a concludere con quella specie di gruppo militare che è al seguito delle tracce lasciate dai loro viaggi, e vado a parlarvi un po' di quello che ne penso. Inizialmente mi sembrava molto simile alle altre. Pensavo che saremmo rimasti a scuola, loro sarebbero degli studenti, e sarebbe stata una cosa molto lineare, ma Sharone non è un tipo così banale. Io che ormai già ci ho parlato un paio di volte con lui, avrei dovuto almeno intuirlo che avrebbe dato questo bellissimo twist, un po' misterioso, un po' investigativo, un po' sci-fi appunto, che un po' da, come si dice, un giallo scientifico o fantascientifico, che è molto interessante come genere, che mi dà tante speranze, tante belle speranze per le prossime storie. Promossissima, e non vedo l'ora di vedere il prossimo capitolo. Passiamo alla storia migliore, Grosso Guaio a Paperopoli, di Marco Gervasio, da un'idea di Alex Bertani e Giuseppe Facciotto e Disegni. Topolino passa da casa di Paperino
per fargli una gradita sorpresa. E in questa tavola, appunto, si vedono i due amiconi che si ricongiungono dopo parecchio tempo. C'è una fase stupenda, una serie di tavole stupende in cui Topolino viene aggiornato da qui, qua e qua di quello che hanno fatto mentre lui non c'era, e si vede anche una specie di momento in cui Topolino rivela quello che gli era stato detto, e ti fa un po' presupporre che ci sia, anche quando il topo non è in edicola, non sta leggendo il topo, un mondo che continua ad andare, a funzionare, che succedano cose, ecco. E Topolino è venuto a sapere di quello che hanno fatto i Paperotti, la Calisota Summer Cup, i rintronati che poi sono diventati i Vampers, tutte queste bellissime cose che loro hanno fatto, e dopo appunto lo aggiornano sulle ultime novità. Ed è un dettaglio delizioso, secondo me, davvero un dettaglio delizioso. Paperino arriva e Topolino racconta appunto di essere nel mezzo di un'indagine che definisce di ordinaria amministrazione. Paperino offre l'aiuto di Paperinica, che però Topolino, logicamente orgoglioso com'è, declina con grande rispetto. Segue la traccia che ha individuato grazie all'aiuto di Paperino e arriva fino a un hotel. Faccio una parte spoiler che però è solo un dettaglio così in fuga, perché voglio lasciare la storia a voi, perché c'è davvero del grosso e del molto succoso in questa storia e voglio lasciarla a voi. Quindi parte spoiler, come sempre, e vi dico solo una cosa al volo. La storia, o la saga, ma immagino che sarà una storia divisa in due parti al massimo per come si sta evolvendo, vedrà la tendenza a seguire la legge quasi ciecamente di Topolino contrapposta al senso di giustizia di Paperinic, che andranno in contrasto. Cioè, due facce della legge, una più, non dico burocratica, ma più rigida nei confronti delle regole, e un altro decisamente più sbarazzino e più immediato, volto a fare del bene. Due facce della stessa medaglia che stanno alla perfezione in contrapposizione, e questa è la cosa, nella storia. Davvero un bacio all'idea di Gervasio, che idee banali non ne ha mai. Quindi questa, nello specifico, mi pare un'idea geniale a livello di sceneggiatura. Poi chiaramente si potrebbe, non è proprio l'idea di mettere in contatto due personaggi, forse non è così pazzesca, ma quei due personaggi nello specifico, che non sono mai incontrati, che io ricordi, e soprattutto non avrò mai avuto dei dialoghi così accesi, per me mi ha già conquistato. Già questa storia, anche se la seconda parte dovesse essere pessima, cosa che dubito fortemente, mi avrebbe già conquistato e si sarebbe già preso un posto ampiamente nelle storie migliori di novembre. Storia veramente molto valida, la consiglio a tutti, leggetevela, non ci sono scuse. Vale da solo questo il topo, una delle cose più uniche e originali che abbia letto da un bel po' sul topo. Approvatissimo. Andiamo a vedere rapidamente le storie sulla prossima settimana. Nella prossima settimana, Amelia è il numero 1 del numero 2, un titolo un po' così, un gioco di parole. Episodio 1, Paperin piega fetta oltre i confini del mondo, capitolo 2, fuoco. Grosso guai Paperopoli, episodio 2. Calisota social media e tablette, l'esclusivo evento inclusivo. Pippo e il ricordo sfuggente. Paperino Paperotto e uno chef a Quacktown. È tornato Paperino Paperotto, che è successo? Oh, che bello. Andiamo ad unboxare le carte che vengono in allegato col topo. A occhio mi sembra forse non metà, un terzo. E comunque adesso ci do un'occhiata. Vorrei riuscire ad aprirlo, se mi è permesso. Ci vorrà un po'. No, trovato. Oh, perfetto. Ecco le carte. Sono carte napoletane da briscola, che potete vedere. Ci sono gli artwork, ciao. Le miniature e i disegni sono fatti davvero molto bene, secondo me. Guardate il re di denari. Paperone è bellissimo, sono tutte molto belle. Ve le faccio vedere un po' sventagliata. Qua ci sono le coppe. Qua c'è, guardate che bella Paperina in veste di... Anzi, no, non è Paperina. Sì, no, è Paperina. In veste di fante di coppe. Poi abbiamo il cavallo, che è Gastone, mi pare, sì. Abbiamo l'asso di denari, che è Amelia con Gennarino, bellissima. Poi abbiamo il 2, il 3, eccetera, con i tre Paperotti, un dettaglio delizioso anche qui. Le orecchie di Topolino nei denari. Ma il 7 c'è Brigitta come... fante di denari, poi c'è il cavallo che è Rockerdak e il re che è Paperone. Quindi in questo mazzo troviamo due semi, deduco che nelle altre troveremo gli altri due, immagino. Non c'è il re di picche? Ah no, il re è... sì, il re di picche. Il re di coppe no, è Paperino, e il
l'elefante mi sa che è Nonna Papera. No, il cavallo è Nonna Papera che è dentro la spaghettiera, perfetto. E, bene, è un numero molto interessante, le carte sono bellissime, io ho carte, francobolli, eccetera, quindi dettagli piccoli che non costano tanto le prendo sempre perché mi piacciono i dettagli artistici che racchiudono, quindi queste le consiglio. È stato un numero abbastanza lungo, il video è durato abbastanza, quindi direi di chiuderci, di salutarci qui. Vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto e vi ringrazio per esservi iscritti se l'avete fatto. E io vi rimando come sempre ogni settimana a giovedì, col topo della settimana, più altro video durante la settimana per tenerci compagnia. E come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata.